Io do subito il benvenuto al nostro ospite Alessandro Allegri, l'amministratore delegato di Ambrosetti Asset Management. Grazie per essere con noi, dottor Allegri. Buondì. Partiamo allora, dottor Allegri, proprio da questo. Si parlava mesi fa di una correzione a Wall Street, in realtà si guardava alla seconda metà del 2018. Questi cali, questi tonfi a Wall Street del Nasdaq, ma non solo del Nasdaq, sono l'inizio di una vera correzione o alla fine sarà un momento, uno scenario temporaneo? Ma dal nostro punto di vista non sono assolutamente cambiati quelli che sono gli aspetti strategici e macroeconomici a livello globale. E quindi questi movimenti comunque impegnativi e che sicuramente generano incertezza in più di breve termine sul mercato e per gli operatori, al momento non vanno ad inficiare un quadro di fondo che rimane secondo noi positivo e costruttivo. Avremo bisogno tuttavia parecchie settimane prima di poter ritrovare un appeal di stabilizzazione più solido e di ripresa della dinamica positiva. Invece dell'Europa, non solo del settore tech, ma anche come l'Europa sta reagendo ai rialzi dei tassi da parte della Fed, di un Jerome Powell che dico io, poi mi dica anche quello che è il suo parere, abbiamo visto essere meno falco in realtà di quanto ci si potesse aspettare e una BCE che si prepara comunque a una fine del quantitative easing, come è posizionato l'azionario in Europa? È posizionato in una condizione purtroppo ancora molto, molto dipendente dall'andamento dell'azionario americano, quindi non riusciamo sotto questo punto di vista ad avere un percorso più autonomo e quindi subiamo sicuramente le pressioni in vendita anche noi e riusciamo poi a recuperare solo in parte quello che è stato il percorso perso in discesa. Probabilmente avremo bisogno di un po' di stabilizzazione sul mercato azionario americano per vedere un'area euro che va a sovraperformare in maniera un attimino più marcata. Insomma, un mercato europeo, lei dice, molto condizionato dall'azionario americano e lo stesso mercato americano e globale è condizionato fortemente da questi dazi, da queste tariffe, soprattutto dall'evoluzione che questi dazi prenderanno. Ieri il capo degli investimenti del wealth management di UBS, Mark Haffele, ha detto in realtà i dazi potrebbero non essere poi così male, anzi non è impossibile che questi dazi addirittura producano esiti positivi, anche se ovviamente bisogna stare sull'attenti. Qual è la vostra visione sui dazi, sul protezionismo e sull'impatto che il protezionismo potrà avere sui mercati? Allora, nell'immediato sono sicuramente la novità più importante che sta generando maggiore incertezza sui mercati finanziari. Quindi il quadro complessivo non varia, tuttavia nel breve termine abbiamo queste incertezze in più di valutazione che sono sicuramente importanti e significative. Secondo noi nel medio-lungo termine è più una questione politica, cioè la politica commerciale è un gioco di potere fra le parti più che diciamo uno strumento per generare degli impatti economici così importanti, almeno per quello che stiamo leggendo nelle decisioni in questa fase, è più un percorso di dichiarazioni molto molto forte, però al momento non misuriamo degli impatti così negativi nel lungo termine. E allora passiamo anche all'Italia, al nostro paese. Lo sappiamo, da dopo Pasqua si entrerà nel vivo delle prossime tappe verso la formazione di un governo. Molto atteso il 10 di aprile, il limite per la stesura del DEF. Gentiloni lo ha già fatto sapere, probabilmente non sarà lui a scrivere il documento di economia e finanza. Ci può tracciare, uno scenario, della situazione che potremo avere? In caso di governo, Movimento 5 Stelle, Lega, per esempio, è preoccupato dei risvolti che questo governo potrebbe avere sull'economia italiana? Ma solo parzialmente, nel senso che da un lato purtroppo l'Italia è ancora una volta in una situazione molto molto confusa, è un'abitudine che abbiamo di non avere un governo stabile sostanzialmente, ma da sempre, quindi l'Europa sotto questo punto di vista è abituata a questo problema italiano. Adesso sicuramente abbiamo due forze in campo che sono Movimento 5 Stelle e Lega, che sono sicuramente due forze molto diverse da quelle con cui ci siamo dovuti confrontare nelle scorse legislature. Quindi qualche elemento di incertezza in più secondo noi c'è, non andrà più che altro a impattare però sul mercato azionario italiano. È probabile che possa generare qualche crisi temporanea, ma complessivamente il ciclo economico italiano ormai è allineato con quello europeo.
E giustamente dice Movimento 5 Stelle e Lega sono due forze molto diverse, molto distanti, però Allegri, c'è da dire, hanno anche qualche punto in comune, per esempio l'insofferenza di entrambi questi partiti verso quelli che sono insomma i salvataggi bancari. Potrebbero risentirne titoli come MPS, come Intesa, abbiamo visto numerosi salvataggi bancari nel corso dello scorso anno. Quale potrebbe essere l'impatto sul settore bancario, finanziario? Difficile da valutare, diciamo che sicuramente la situazione più difficile può essere potenzialmente rappresentata da Monte dei Paschi, perché diciamo ci sono anche degli ancoraggi politici dietro quel tipo di salvataggio che potrebbero essere scardinati e quindi potrebbe generare sicuramente qualche problema in più, in particolare su quel tipo di posizione. Lei dice giustamente che l'Europa è abbastanza abituata a questa Italia che ha questa abitudine di avere confusione, di non avere governi e piuttosto governi tecnici, ma qual è la sua previsione sul FTSE MIB? Seguirà quindi questa correzione se ci dovesse essere globale oppure potrebbe continuare a salire come ha fatto lo scorso anno? Ma diciamo questo, che il mercato azionario italiano in questa fase sta sicuramente dimostrando, a dispetto di qualsiasi previsione da parte degli operatori, soprattutto in un contesto politico farraginoso come quello attuale, sta dimostrando una solidità non indifferente, sta continuando a generare sovrarendimento e soprattutto sta riuscendo a farlo in una condizione di mercati generali non facilissima. E quindi diciamo che ci sono le possibilità per avere un mercato più solido di quello che molti si aspettavano. Un altro indice, Allegri, che è salito moltissimo nel 2017 è stato l'AIM, l'indice di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese. Abbiamo visto una vera pioggia di quotazioni sull'AIM lo scorso anno, ma una pioggia che non si sta fermando neanche quest'anno. L'ultima quotazione l'abbiamo vista giusto 2 giorni fa. È una bolla speculativa oppure ci sono fondamentali? È il caso di crederci in questo AIM, magari di entrare su alcuni di questi titoli oppure no, secondo voi? Ci sono sicuramente alcune aziende che hanno una solidità di modello di business particolarmente significativo e meritano dal nostro punto di vista di essere valutate in questo senso. Tuttavia c'è una pressione soprattutto legata alle politiche dei prodotti PIR che sta alimentando questo tipo di mercato, che può avere un problema, che è quello legato alla diciamo contenuta liquidità, soprattutto in una fase iniziale. Quindi dal nostro punto di vista è un mercato comunque o per esperti o se gli investitori, diciamo retail, sono interessati devono investirci in maniera limitata rispetto a quello che è la loro potenzialità di investimento complessiva. Alcuni operatori piuttosto critici sull'impatto dei piani individuali di risparmio hanno detto in realtà i PIR hanno beneficiato un numero ristrettissimo di titoli del settore AIM, non le piccole e medie imprese. È vero questo secondo voi? Sicuramente c'è una forte concentrazione degli investimenti su alcune aziende in particolare e quindi non tutte hanno, almeno ad oggi, hanno goduto di questo. In un prossimo futuro, se lo sviluppo dei PIR continuerà con questo ritmo di crescita, è naturale che il mercato vada ad allargarsi. Bisogna vedere quanto questo sviluppo successivo alla prima ondata anche di moda, se volete, proseguirà con i ritmi che abbiamo visto. Io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi, Alessandro Allegri, amministratore delegato di Ambrosetti Sim. Ciao, arrivederci.